L'uragano Eta nel Centro America si somma all'emergenza sanitaria devastando tutto quello che incontra lungo il suo cammino. Guatemala e Honduras, i paesi principalmente devastati, soprattutto per uno scarso preavviso da parte delle autorità competenti, volti maggiormente a piegarsi verso i capitalisti piuttosto che proteggere la popolazione. Si sono interrotte molte comunicazioni con alcune delle zone rurali, principalmente colpite, con migliaia di persone disperse. In questi paesi, che hanno subito colpi di Stato contro governi progressisti, la situazione sociale è a dir poco allarmante. Angelo Caputo, La città futura.